Il calcio a 5 femminile, disciplina in costante ascesa, sbarca a Scandicci con un doppio appuntamento da non perdere. Martedì 5 alle 21 e mercoledì 6 dicembre alle 19 il Palasport ospiterà due sfide tra la nazionale italiana e quella spagnola, tricampione d'Europa. L'evento è stato presentato presso la sala giunta del comune di Scandicci alla presenza delle massime cariche federali, tra cui il presidente del comitato regionale della FIGC Paolo Mangini e il vicepresidente della divisione calcio a 5 Antonio Scocca, a rappresentare l'amministrazione locale l'assessore Andrea Franceschi. Quando si incontrano due nazioni, due federazioni come la quella italiana e quella spagnola, di amichevoli credo che si faccia fatica a parlarne solo perché non la storia, due storie che si scontrano chiaramente non rendono mai momenti che possono essere definiti amichevoli. Tutti tengono perché poi l'obiettivo è quello di alzare la prestazione in vista di tutto questo percorso che il futsal femminile a livello mondiale, possiamo dire, sta facendo. Per quanto riguarda la Toscana, siamo molto contenti, sempre con un occhio di riguardo per quello che stiamo facendo, perché una delle poche regioni a livello italiano, e di questo il Presidente Mangini ovviamente ne è orgoglioso, anche se poi lo dice sempre a microfoni spenti, perché siamo una delle poche regioni dove sta partendo e partita da diversi anni un progetto sulla attività giovanile e femminile di futsal, che ha dato e sta dando dei risultati molto importanti. Siamo uno dei pochi territori nel quale c'è attività giovanile, quindi che si cominciano a vedere i primi frutti sull'attività di ragazzi del 15, del 17, del 18, del 13, quindi è un movimento che piano piano comincia a crescere, quindi sono tutti quanti molto, molto contenti. C'è un'interazione anche con il mondo del calcio 11 femminile, quindi stiamo dando molta... lavorando insieme, come solitamente su questo territorio siamo abituati a fare, a vedere, ci dà la possibilità di avere un'attività che piano piano cresce. La nazionale italiana ha più volte trovato sulla propria strada la fortissima nazionale spagnola, non riuscendo mai a batterla, ma limando sempre di più il gap che la divide dalle Furie Rosse. Con il doppio test di Scandicci inizia ufficialmente un percorso di grande importanza per le azzurre, che metteranno nel mirino la qualificazione al prossimo europeo e potranno sognare la partecipazione al primo mondiale di futsal femminile. La FIFA ha fissato per il 2026 questo storico appuntamento e la FIGC proprio nei giorni scorsi ha ufficializzato la propria candidatura per ospitare l'evento. È un nuovo inizio e credo che una delle cose più belle che ci ha colpito in questi giorni è che questo inizio è stato ottimamente organizzato. Cioè, io penso che l'Italia-Spagna un po' è il finale di tutto questo progetto, ma poi dietro c'è ovviamente una squadra che lavora per la squadra e quando arrivi insomma in un contesto che non è tuo, che non è quotidiano e trovi quello che abbiamo trovato noi in questi giorni, cioè rispetto, educazione e organizzazione, penso che si è messi nelle condizioni di lavorare anche con serenità e con gioia, quindi di base questo è l'ottimo punto di partenza e ringraziamo appunto tutti coloro che hanno reso possibile questa organizzazione. Per quanto riguarda l'aspetto tecnico, chiaro, conosciamo la Spagna, forse conosciamo più la Spagna che noi stesse. E quando si parla di Spagna non si parla mai di amichevole, forse altro perché comunque è quella che nell'arco di questi ultimi anni ci ha sbarrato tanti possibili obiettivi. Puntualmente succede che quando andiamo nell'urna per le prequalificazioni all'europeo ci capita la Spagna. Però un dato importante, secondo me, che è accaduto negli ultimi due anni, io lo avverto come allenatore, anche perché ho insomma buoni rapporti anche con i tecnici della Spagna, è che si è alzato il livello di attenzione che loro hanno nei nostri confronti. Non solo per i risultati, quanto probabilmente per un'organizzazione che è cambiata, quindi poi il risultato è un po' solo la fine di questo lavoro. E oggi sentire che la Spagna ha voglia di giocare con l'Italia e di competere quindi con l'Italia mi riempie d'orgoglio perché vuol dire che iniziamo ad essere anche noi competitivi. C'è un obiettivo finalmente ufficiale che è il mondiale e reputiamo anche ovviamente con un discorso di staff che questo tipo di partite sono quelle che noi dobbiamo giocare. La nazionale italiana può contare su giocatrici di assoluto livello internazionale come le oriunde Raffaella Dalmaz e Renata Adamatti
e le campionesse nate e cresciute nel nostro campionato come Erika Ferrara, Ludovica Coppari e Alessia Grieco, oltre a Giulia Teggi che rappresenterà la Toscana e il CF Pelletterie di Scandicci tra le convocate a questa doppia amichevole. Tra i simboli di questa nazionale c'è l'italo-brasiliana Anna Carolina Sestari, considerata una dei portieri più forti del mondo. Io credo che tutte queste stelle di cui mi stavi parlando servono solo ad alzare il livello anche delle piccole, delle più giovani. L'inserimento delle giovani nazionali servono anche per dare un po' più di responsabilità, perché nei club ci sta quella più vecchia, ci sta quella più esperiente, invece qua siamo tutti allo stesso livello, abbiamo tutte la stessa responsabilità e ci fa crescere anche a livello anche le più esperienti, perché aiutare una parola in più, un inserimento in più ci fa crescere. Io penso che saranno due amichevoli importanti e ci darà tante risposte sul lavoro fatto e ci darà anche molte più risposte su quello che dobbiamo lavorare più avanti.